Potenziamento dei controlli nel quartiere a opera di un nucleo interforze composto da Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza affinché venga istituito un presidio fisso nel quadrilatero centrale per ripristinare sicurezza e civiltà nelle notti di Movida a Pescara. Sono queste le misure annunciate dal questore Misiti dopo i recenti episodi che si sono verificati in particolare in via Piave e in piazza Muzzi. Siamo lieti di quanto asserito dal questore in merito a un maggiore controllo nelle zone cittadine interessate dalla Movida, hanno detto il sindaco Marco Alessandrini e l'assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro. Un ringraziamento al questore anche da parte di Federico Di Filippo del comitato Tranquillamente Battisti, perché i cittadini, dice, non ce la fanno più. Sì, la situazione è insostenibile già da diverso tempo ed è comunque nota a tutti. Adesso vediamo se finalmente l'amministrazione comunale ha inteso cambiare passo o se si tratta delle solite ennesime promesse, in quanto fino ad oggi non abbiamo avuto riscontri oggettivi e concreti e tangibili. Tant'è che anche dopo l'ultimo incontro avvenuto direttamente con l'amministrazione la scorsa estate, erano stati promessi maggiori risorse per quanto riguarda il corpo della Polizia Municipale, con l'assunzione di agenti stagionali che avrebbero liberato risorse per fare i controlli in questa zona, ma di fatto qualche vigile forse si è visto, ma i controlli no. Sotto questo punto di vista si è dimostrato molto sensibile sicuramente il questore, la forza di polizia hanno fatto degli importanti, ci stanno dando un importante supporto, ma non solo a noi, a tutta la città. Purtroppo si ha a che fare, specie nelle ore più tarde della notte, con persone che spesso hanno alzato il gomito o quantomeno hanno degli atteggiamenti poco consoni. Il sindaco Alessandrini e l'assessore Teodoro hanno detto proprio ieri in una nota che verranno piazzate delle telecamere anche in via Piave. Siamo fiduciosi, questo sicuramente. Ripeto, speriamo che mantengano le promesse fatte. Poi l'importante è anche l'uso che se ne farà di queste telecamere.